Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell'Anatolia, gesuita. Anatolia, cioè Turchia. Noi, mentre attendiamo l'esito di un ballottaggio che eh, tra i timori e le speranze, insomma, a tutti i livelli che suscita, eh, ci facciamo da lei aiutare a capire questa terra che porta d'Oriente e d'Occidente a un tempo. Sì, io comincerei dicendo che forse. Usare al singolare Turchia è un po' una semplificazione, bisognerebbe parlare di Turchie, perché ci sono tante Turchie, eh, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista delle posizioni politiche, dal punto di vista geografico, eccetera. Quindi eh, noi tendiamo un po' a semplificare, ma in realtà è un paese molto complesso, variegato, affascinante proprio per questo. Si sì, so che era nel suo cuore da tempo, adesso ce lo racconterà. Eh, la sua diocesi è molto grande: 440.000 km quadrati, più dell'Italia. Più dell'Italia. Ed è una diocesi al confine con la Siria. Che Siria? noi abbiamo, abbiamo visto la sua cattedrale andare in rovina nel terremoto devastante che ha colpito questa terra. Uno shock. È stato uno spartiacque, no? Eh sì, certamente, il crollo della cattedrale è... però anche qui speriamo che apra nuove possibilità e poi ha aiutato i cristiani locali a comprendere che la vera cattedrale è fatta di pietre vive, siamo noi quindi eh, si è passati dal, dal dolore, dalla tragedia, dalla speranza della ricostruzione al prendere coscienza che le persone sono più importanti che non gli edifici, i luoghi Secondo qualche statistica che sarà già sopravanzata dalla realtà, i cristiani sono lo 0,1% in Turchia e lo 0,015% soltanto i cattolici. E sono quasi tutti stranieri, profughi iracheni o siriani, così? No, c'è una chiesa fatta da turchi, la chiesa dei turchi, di origini magari straniere. Eh, gli stranieri, eh, poi ci sono gli stranieri che sono lì per lavoro, per molti motivi, alcuni da secoli anche, poi ci sono i, i rifugiati cristiani e poi c'è la realtà, eh, la novità tra, nel mondo cattolico dei catecumini e dei neofiti, quindi noi abbiamo... Tutte, che si convertono dall'Islam. Che si convertono dall'Islam o dall'agnosticismo? Dal, dal, dall dall'agnosticismo è più facile, dall'Islam dall è pericoloso. No, in Turchia ci si può convertire, poi la dipende dalla famiglia d'origine: se è una famiglia d'origine osservante in modo molto eh, duro, è eh, certamente molto difficile. Se è una famiglia aperta, musulmana ma aperta, non ci sono problemi. Chi sono i criptocristiani turchi? <ride> eh, I criptocristiani sono quei cristiani che eh, si trovano in una condizione dove magari una sola famiglia. In un intero villaggio o cittadina, e dove praticamente se si dichiarassero cristiani sarebbe qualcosa di sterile, perché comunque non hanno una comunità, non hanno la possibilità di partecipare a liturgie, eccetera, e viceversa potrebbero essere um, emarginati in modo insomma, drastico. Quindi, ma nessuno sa, francamente, quanti sono questi. Quindi eh, è vero invece che ci sono. Eh, parecchie persone in ricerca ecco la Turchia è un paese in questo momento dove c'è una buona fetta di popolazione che sta cercando qualcosa di più autentico a livello religioso ed è un po' stanca delle religioni tradizionali eh, c'è libertà di fede non c'è però un riconoscimento giuridico e proprio a che è considerato il padre della patria e un buon amico anche delle potenze occidentali Aveva relegato la religione nel privato, ma la fede può essere relegata nel privato? Assolutamente no. Eh, Atatürk purtroppo ha preso il peggio della cultura francese in cui lui è stato educato perché lui è, è di Salonico, di Tessalonica in realtà, la sua famiglia è cresciuto lì, eh, imbevuto di questa cultura francese laicista, e, e, e ha voluto poi eh, dare una svolta forte relegando la religione un po' nel privato però questa è stata diciamo, la prima svolta poi anche lui il secondo e terzo Atatürk ha fatto dei passi indietro ha riconosciuto, ha, ha creato il Dianet, il, il ministero per la, della religione quindi anche lì una, una certa complessità ecco. Eh, però è vero questo fatto che c'è la libertà di culto non c'è la libertà di espressione religiosa che può eh, comportare per esempio costruire una chiesa costruire un centro giovanile costruire un centro culturale e così via ecco, questo no non c'è e non abbiamo personalità giuridica come lei diceva il che penalizza fortemente chiaro lei da quanto tempo si è innamorato della turchia perché eh, molti anni ero, frequentavo l'università a Bologna con un gruppo di amici e amiche, ero già sacerdote. Abbiamo deciso di fare un viaggio andando a vedere un paese che fosse il più diverso possibile e d'altra parte non fosse troppo lontano. E la Turchia rispondeva a queste caratteristiche e sono andato, mi sono innamorato della bellezza, prima di tutto geografica e poi naturalmente per me, eh, biblista e cristiano, eh, insomma... Eh, è, la è la terra di San Paolo, dei primi terra, concili. È la terra dove è nato il cristianesimo. Perché, se Gerusalemme da una parte è la Chiesa Madre, ovviamente, però in realtà è Antiochia la Chiesa Madre del Cristianesimo come noi lo conosciamo, cioè Cristianesimo aperto alle genti, pluralista, in dialogo con la cultura profana. Tutto questo è nato a Antiochia, è nato nel territorio dell'attuale Turchia. I primi sette concili ecumenici sono stati celebrati in Turchia, quindi. E poi c'è cioè, una tradizione fortissima, eh, non solo eh, ortodossa, che è questa conosciuta, non solo quella che poi è diventata occidentale, ma anche siriaca. Lei eh, l'ha girata in lungo e in largo la Turchia con, con zaino e saccapelo accompagnando anche, sì, i ragazzi in pellegrinaggio: no? in pellegrinaggio, con i pulmini, eh, in vario modo, sempre pellegrinaggi alternativi. Eh, amici del Medio Oriente, questa piccola associazione. Che ho fondato, ha sempre proposto anche in Terra Santa e in altre terre bibliche pellegrinaggi un po' alternativi dove si coniuga terra, conoscenza della terra, la parola di Dio, ma anche l'aspetto eh, culturale. Eccellenza, Fiorentin Fuggiasco, quindi mm? lei, eh, dicono le cronache, che da ragazzo voleva fare l'ingegnere e andare a lavorare alla Ferrari. Raccontano alc alcuni suoi ex allievi che quando c'è eh, il Gran Premio non esiste catechesi possibile. Eh? <ride> Però, eh, diciamo che cerco di comporre le cose. I motori ecco. e i disegni delle automobili sono la sua se. vera passione. È la mia prima vocazione ah. il mondo dei motori e quindi certo l'automobilismo, la Ferrari soprattutto, il primo amore, la rossa e poi la Ducati altrettanto. È rimasto soltanto il nome con cui l'appellano, la scheggia dell'Anatolia, è rimasto solo questo. La freccia dell'Anatolia. Beh, la freccia, eh, la freccia, la scheggia. Bene. Eh, quando c'ho fretta diciamo che guida abbastanza veloce. Eh, il rombo dei suoi motori. Ma ehm, a un certo punto hai incontrato… Un testo, che è la biografia di San Massimiliano Colbe. Esatto. Che però è francescano. Già. E quindi probabilmente è nato in una famiglia cattolica, immagino, però esatto. la svolta è stata questa lettura. Perché poi gesuita? Perché io frequentavo i gesuiti, a Firenze, la congregazione mariana da allora, e francamente ho letto la, la biografia di Massimiliano Colbe e questo ha messo in me questa curiosità di approfondire una possibile vocazione, però non ho mai pensato ai francescani, poi pian piano con gli anni la mia scelta è diventata consapevole, mi sono ritrovato molto bene nella spiritualità ignaziana e quindi è diventata una scelta non solo diciamo, di, di attrattiva immediata, ma anche meditata. Mm. Eh, Massimiliano, Massimiliano Colbe è martire. Eh, I cristiani sono a rischio persecuzione e martirio in Oriente, sì, l'aveva messo in conto anche, insomma, che poteva anche rischiare qualcosa. Noi sappiamo sì. la storia di Don Santoro, no? Sì, sì, Santoro Monsignor Padovese. La mia prima celebrazione a Tarso, un poliziotto locale per fortuna ha visto una persona che armeggiava e aveva in una borsa una pistola. Quindi è stato il benvenuto, diciamo. <ride> ecco, però come ho spiegato a un giornalista francese che mi chiedeva, c'era ancora, ancora molta gente dell'ISIS in circolazione che mi chiedeva: ma lei non ha paura di morire? Cioè, certo che vorrei morire, non sono incosciente. Però se questi dell'ISIS sono pronti a morire per un dio falso e per un pugno di dollari non dovrei essere pronta a morire io per il dio vero e per una causa giusta è difficile però in Turchia diciamo abbiamo la possibilità di vivere la nostra fede c'è una comunità appunto cristiana locale che è serena che ha accettato di essere una piccola minoranza una piccolissima minoranza per certe cose anche di serie B come abbiamo detto eh, però che eh, è contenta ecco, forse la, la, la grande differenza che ho scoperto in questi anni è proprio questa, che i cristiani là sono contenti di essere cristiani. E Si vede questo? È contagia? Beh, Altri? Questo qui è contagia perché, appunto, abbiamo in tutte le nostre parrocchie delle persone che vogliono diventare cristiane. Sono piccolissimi numeri, eh, non danno fastidio a nessuno. Ma il resto di Israele non era tanto grande. Eh no? sì, appunto, penso che il Signore ha sempre scelto il piccolo gregge. Eh, senta, la, mh, le chiese, perché dobbiamo parlare di chiese cristiane, sono. Mh, Giorgiani, siriaci, caldei, armeni, bizantini, latini. Mm, è una grande ricchezza di sguardo e di tradizioni mm? che dovremmo forse imparare a conoscere perché sono chiese sorelle. Ti riesci a andare d'accordo? Sì, in questo momento, almeno in questi anni. Non fra... come succede al Santo Sepolcro che si prendono a rannellate no, no, l'uno no. con l'altro. No. no, no, no. Devo dire la verità che da questo punto di vista la Turchia, proprio perché è così variegata, eh, è stata nel passato teatro di feroci scontri tra le chiese, di divisioni terribili che hanno portato anche al declino del cristianesimo ancora prima magari di dei momenti di persecuzione. Però attualmente, forse perché siamo tutte chiese piccole, povere, eccetera, andiamo d'accordo e, e avvengono delle cose strepitose. A Antiochia abbiamo da vent'anni unificato la data della Pasqua, celebriamo tranquillamente gli uni nelle chiese degli altri, il patriarca di Costantinopoli, di, di Istanbul, celebra eh, i primi Vespri della Festa dell'Assunta nella nostra chiesa latina a, a Trebisonda eh, quindi eh, molte cose di questo tipo e eh, io ho celebrato tranquillamente nelle chiese dei monasteri siriaco ortodossi. Quindi eh, l'intercomunione eh, per queste persone preparate è già un dato di fatto. Del resto nelle nostre famiglie cristiane spesso eh, l'appartenenza dell'uno è a una chiesa e l'appartenenza dell'altra a un'altra, quindi eh, nella famiglia si fa già l'ecumenismo di base migliore. I veri problemi sono sempre legati al potere, alla paura, alla concorrenza reciproca, eccetera. Ecco, ma... Non abbiamo grandi problemi dottrinali, Ci abbiamo il potere del Papa, che per la giurisdizione del Papa, questo è un problema. Del resto San Giovanni Paolo II alle soglie del, secondo, del terzo millennio ha detto che bisognerà avere anche il coraggio di ripensare il primato del Papa. No? Quindi... Come lo vedono Papa Francesco, i suoi cristiani cattolici? Bene, oh, bene. Cioè è una, è una personalità che, che, che si sente, che si, che la cui voce si può ascoltare? Assolutamente, ma anche, anche le autorità governative, anche i giornalisti. Ah. Eh, Papa Francesco fa notizia. Dopo i risultati elettorali e la formazione di un nuovo governo, cambierà qualcosa di sostanziale? Voglio dire, nei rapporti della Turchia con l'Europa, con la Nato, eh, con la Russia, perché sappiamo che mh, è uno snodo cruciale proprio perché porta ad Oriente e Occidente e che si è anche fatto avanti per cercare di, di mediare o, o, oppure di, di, di occupare spazi per i propri interessi, insomma, eh, con uno sguardo da una parte e uno dall'altra. E noi guardiamo a questa realtà politica con un po' di sospetto qualche volta, no? Che c'è qualche ambiguità. Ma certamente è un merito di questo governo che è riuscito a riportare la Turchia sulla scena internazionale, non soltanto per le cose di mediazione, ma proprio perché ha qualcosa di originale da dire. E non è soltanto tra est e ovest, ma anche tra nord e sud, perché ricordiamo appunto che a nord c'è la Russia, a sud ci sono le monarchie del Golfo. Eh, poi c'è la Cina che è, alle, è pienamente coinvolta in Turchia, l'Europa, l'Italia ha 1100 aziende che producono in Turchia di, di proporzioni significative, quindi è uno snodo, è membro della Nato, ma è un membro particolare sicuramente. D'altra parte la Turchia non può essere facilmente inquadrata da una parte o da un'altra. Quindi poi a seconda del, dei momenti, delle situazioni, eccetera... Sicuramente la politica del presidente in questi anni è stata molto capace di giocare su vari tavoli in vario modo. No? In mezzo eh, a questi confini, come lei ha segnato, ci stanno curdi e armeni. Sì. E ci stanno moltissimi profughi no? sì. che, che la Turchia tiene fermi. Allora, la Turchia tiene fermi questi profughi perché nessuno li vuole. Esatto. Quindi eh, è poi in qualche modo costretta insomma, a fare questo. No? All'inizio è stata molto generosa, adesso vorrebbe che ci dividessimo che un po'. Tiene fermi anche perché noi abbiamo il terrore che arrivino. Sì, ecco. appunto, per questo le nostre porte sono chiuse da tutte le parti, quindi la Turchia è costretta un po' a tenerseli. No? E, la questione kurda è una questione molto complessa. Speriamo che arrivi a una soluzione. Ma un etnica, po religiosa, politica, com'è? Religiosa non direi. No. Ehm, anche se certamente c'è un aspetto religioso dell'Islam politico che non è esattamente forse in linea con quelle che sono eh, le linee dei, dei capi curdi. Ecco, diciamo è una questione intrigata. Eh, non bisogna risolverla con le armi perché altrimenti si continua a alimentare questa divisione. E gli armeni sono la minoranza cristiana più numerosa in Turchia, ecco, e, e il governo turco sta cercando, insieme con quell'armeno, di, di avere dei buoni rapporti. Hanno ricominciato ad esserci dei collegamenti diretti tra Istanbul e l'Armenia. Eh, però anche lì ci sono poi problemi di divisione di territorio, la, la guerra in Nagorno-Karabakh, eccetera, eccetera, quindi eh, va un po' a fasi alterne, la volontà mi sembra che ci sia da ambo le parti di passare oltre un passato doloroso, terribile, sicuramente. E queste questioni così grandi non le può risolvere soltanto uno Stato, soltanto un Paese. Eh, per questo anche per esempio il trattato di Losanna quest'anno ricorre il centenario andrebbe ripensato perché non è più adeguato però non può essere una cosa che ripensa la Turchia o ripensa qualcuno dei firmatari di quel contratto è qualcosa che, che richiede un ripensamento abbiamo voglia di fare questo ripensamento abbiamo visto come per l'ingresso della Turchia in Europa è un processo infinito, contraddittorio sarebbe importante secondo lei? E sarebbe giusto? Secondo me è un problema impostato male che andrebbe ripensato dalla, alla radice. E allora sicuramente c'è una via possibile, perché la Turchia può essere un partner privilegiato, importante per l'Europa. Normalmente in Occidente c'è una visione molto semplificata e anche direi ignorante della, del, del, della, di questa Turchia, che appunto è un caleidoscopio, che è un mosaico. Dove che è la sua forza e la sua debolezza, ovviamente per altri aspetti. Allora il punto è la pace, così come la convivenza tra i popoli, così come la convivenza religiosa, eh, ha un prezzo, un prezzo alto in cui ciascuno deve fare un passo indietro, in cui deve accettare l'altro per quello che è, senza tentare di inglobarlo, comprarlo, manipolarlo o addirittura sopprimerlo. Eh, questa è una maturazione molto lenta, ma... Inevitabile se vogliamo evitare che la terza guerra mondiale a pezzi diventi la terza guerra mondiale, punto. La grande affluenza comunque a questo appuntamento elettorale eh, dimostra che c'è una partecipazione forte, anche una voglia di essere protagonisti. Eh, un paese diviso nonostante la grande affluenza elettorale è un paese diviso sicuramente eh, sia a livello politico sia a livello religioso eh, la Turchia come dicevo è un mosaico ma il fatto che il 45% delle persone hanno votato contro il governo di Erdogan deve far riflettere sicuramente così come d'altra parte deve far riflettere che l'altra metà invece considera Erdogan come il nuovo Atatürk quindi è un paese molto diviso e eh, forse soprattutto c'è un desiderio di cambiamento, questo si respira. Quale cambiamento è da vedere, però c'è bisogno di un cambiamento. Senta, mi dica ancora una cosa, Eccellenza. Qual è eh, l'ABC, l'inizio dell'evangelizzazione, dell'introduzione eh, dell alla fede di chi si rivolge a voi, stupito magari dalla vostra contentezza o memore di qualche nonna che era cristiana? Mm. Sì, i modi con cui queste persone chiedono di diventare cristiane sono eh, i canali attraverso cui arrivano ad avere questo desiderio sono i più diversi. Ecco, quindi, eh, qualcuno ha sognato Gesù, qualcuno sogna Maria qualcuno lo trova su internet, qualcuno trova per caso un Vangelo, qualcuno per la testimonianza di qualcuno che ha incontrato, di qualche cristiano che ha incontrato. Quindi i canali con cui una persona arriva e dice io vorrei approfondire cos'è questo cristianesimo sono molto vari. La sfida per noi è di costruire dei cammini sostenibili per persone che molto spesso non sanno niente del cristianesimo e siamo poco attrezzati là come qua. Cioè questa nuova evangelizzazione, ne parliamo ma in realtà nessuno sa bene che cosa voglia dire. E il Medio Oriente è un luogo, e la Turchia è un luogo dove si fanno delle sperimentazioni interessanti. Ma non siamo preparati. Perché? Perché non abbiamo la pazienza di vedere cosa è successo nel primo e nel secondo secolo, per cui questo gruppo di persone, uomini e donne, sono riusciti a diventare una realtà attraente e significativa per parecchie persone. Quindi bisognerebbe ricominciare a studiare un po' meglio gli atti degli Apostoli, il primo e il secondo, se i padri, l'epoca dei, dei primi padri. E, e adesso ci sono degli studi che, che stanno approfondendo tutto questo no? e che ci, ci danno, per esempio, non si comincia con una chiesa liturgica, non si comincia con una chiesa istituzione, non si comincia con un edificio. Si comincia con la chiesa domestica, ecco io sto, facendo, sto cercando di portare avanti insieme a, a dei laici eh, attraverso degli incontri sul nord Italia una riflessione, ma cos'è questa chiesa domestica? Perché la chiesa domestica era la cellula base del cristianesimo primitivo? Eh, cosa vuol dire che i laici devono tornare a essere protagonisti, che la famiglia è il primo ambito di trasmissione della fede? Ecco, sono molti, molti temi. Che servirebbero anche a noi, ho capito. Assolutamente sì. Okay. Per questo, fin dall'inizio del mio episcopato, ho detto che bisogna costruire ponti, perché abbiamo noi da ricevere, ma anche, noi italiani voglio dire, da ricevere, ma anche da imparare. Sì, un cristianesimo e, di minoranza e poi non vogliamo che queste minoranze siano sempre più esigue perché tanti scappano mm? ecco questo è un punto molto importante cioè non si può fare soltanto veglie di preghiera per i poveri cristiani del medio oriente perché i poveri cristiani del medio oriente intanto da 2000 anni ci sono e con la grazia di Dio continueranno ad esserci anche se come piccola minoranza ma poi perché eh, ci sono dei doni reciproci e noi siamo in una condizione che forse sarà quella domani l'altro del cristianesimo in Europa. Quindi, per certi versi noi siamo il residuo di un cristianesimo passato, per altri versi siamo quelli avanti. Siamo, eh, sì, l'avanguardia. Nel libro degli Atti degli Apostoli si dice che la comunità cristiana godeva della simpatia della gente non è che non diceva che tutti si convertivano ma che godeva in simpatia ora io mi domando noi cristiani noi cattolici italiani mediamente se uno ferma una persona per strada il primo aggettivo che gli viene in mente è quello ah i cristiani si sì, sono simpatici io non credo <ride> allora dobbiamo recuperare un po' di umanità un Noiosi. po' di credibilità e appunto fare un po' meno i maestrini che dicono tutto quello che bisogna fare e che invece appunto sanno proporre perché loro pensano di aver trovato un tesoro nel campo che merita anche cambiamenti di vita impegnativi, perché essere cristiano certamente è molto impegnativo, non solo in Turchia, anche in Italia. C'è una canzone, una musica che lei ama particolarmente? Ah, pensandoci, mi è venuta in mente la canzone Samarcanda. Beh, certo, per perché, forza. perché il, quel testo è un testo che viene dalla tradizione filosofica, sapienziale, e teologica del Medio Oriente, dell'antico Impero, dell'antico mondo persiano, dove, eh, con, con grande sagacia, l'autore cerca di coniugare libertà del, dell'uomo e d'altra parte appuntamenti inevitabili della vita della storia. Quindi trovo che è una, un affascinante racconto che cerca di mettere insieme eh, cose difficili da mettere insieme, la libertà di Dio e la libertà dell'uomo. C'era qualcuno che correva anche là, era un cavallo, non una Ferrari. Eh grazie, grazie tantissimo eccellenza, grazie, grazie davvero. Grazie.